Sangue freddo, concentrazione, controllo. Nella disciplina del tiro a volo non c'è spazio per l'emozione, specie quando la competizione si sposta sulle pedane internazionali. Quella di oggi per Alessandro Gattani è stata invece una giornata diversa dal solito, ricca di emozioni, orgoglio e soprattutto tanta gratitudine. Merito del riconoscimento ufficiale da parte del Consiglio regionale che ha insignito, con una targa d'onore, l'atleta originario di San Miniato. Nella mia disciplina, cioè il compact, ci vuole tanta concentrazione, bisogna stare sempre lì con la testa, non puoi mollare mai perché alla fine della gara per vincere vengono fuori dei punteggi quasi assurdi. Cioè, io ho vinto l'Europeo ultimo con 198 su 200, quindi in 4 giorni di gara 200 piattelli sparati, solamente due mandati via, quindi ci vuole una concentrazione veramente estrema. E mantenerla per 4 giorni non è assolutamente facile. La giornata di oggi è molto più difficile per me perché sono molto più a mio agio sulle pedane che qui. Da Toscano un po' di emozione me l'ha fatta quando sono entrato al Consiglio regionale della Toscana, insomma, motivo di orgoglio anche perché non ci sarei mai venuto e quindi niente, sono molto grato al Presidente di questo riconoscimento. A consegnare la targa è il presidente Antonio Mazzeo, che ha portato i saluti dell'intero consiglio regionale. Oggi siamo qui per ringraziare con questo premio un campione di uno sport meno noto ma non meno bello di altri. La vittoria al campionato europeo di Alessandro Gaetani dà il senso dell'impegno, della passione, della capacità di concentrazione, perché è uno sport che richiede questo, ed è premia una persona che è cresciuta, ha vissuto nella nostra regione, la Toscana, e che ha portato il nome della Toscana in alto nel mondo con le tante vittorie in questi anni. Oggi questo premio è un riconoscimento al valore dell'atleta, alla capacità di farci emozionare, alla capacità di dare valore anche a sport che sono meno noti e che hanno bisogno del sostegno da parte di tutti noi. E così, dopo coppe, medaglie e titoli internazionali, l'ultimo dei quali conquistato in Spagna e recenti campionati europei, per Gaetani è arrivato il momento di aggiungere un altro importante tassello al suo già ricco palmarès. Un vanto per lo sport toscano, ma anche per tutto il territorio sanminiatese. Sono molto felice, l'ho accompagnato molto volentieri in questo palazzo, dove, insomma, come dire, la casa di tutti i toscani, perché è un toscano e un sanminiatese, un pontaicolese che ha portato in alto i colori anche della Toscana, e naturalmente una carriera in itinere, presto andrà anche ai mondiali che si svolgeranno a Orvieto, quindi chissà che non arrivino altri a loro. Io sono molto felice perché un così grande campione averlo come proprio concittadino mi fa molto piacere.